Amici senza fine digitali, buongiorno e benvenuti al colpo di coda, l'appuntamentissimo della settimana di Radio Master, qui con Walter Coda e ci occupiamo di esperti di un determinato settore. Beh, quest'oggi davvero ci vuole un fisico bestiale a fare qualcosa e abbiamo l'opportunità di parlare di qualcosa che per noi esseri umani comuni è molto strano. Parleremo di fisica e lo facciamo con un grande esperto. E allora facciamo un grande saluto a Savino. Ciao Savino! Ciao a tutti, ciao. Oh, mamma mia, Savino. Come stai, Walter? Savino, tutto bene. No. Ma che presentazione, eh? Oh, grazie, grazie per il grande genio. Ah, Savino, credo che mi conosci. Io che ti conosco, ma facciamo una cosa. Dedichiamoci anche a coloro che non ti conoscono. Ma scusami, ti sei appena alzato, Savino? No, 5 minuti fa. Ah, ok, perfetto, come al solito, ecco. Allora Savino, noi abbiamo deciso di contattarti perché quest'oggi parleremo di fisica. E è una parola che è un po' ostica per noi esseri umani comuni. Ci puoi dire un po' chi fa il fisico, non quello bestiale di carboni, di che cosa si occupa? Senti, di fisica ci sono vari indirizzi. Io penso che il fisico, quello proprio per eccellenza, che è il fisico teorico, sì, ma non me ne vorrei essere, i fisici applicativi, sì, si occupano dello studio della natura, quindi dello studio dei principi matematici che stanno dietro a questa creazione che è l'universo, no? Mm. E quindi secondo me hanno qualcosa di un che di spirituale, come diceva Einstein, tutto ciò che voglio, sì, è pensare come Dio pensa. Quindi io penso che un fisico sia il vero, come dire, essere spirituale. Ah, ok, quindi si occupa. Perfetto, no, mi fai capire che, ecco, oltre all'aspetto concreto, chi si occupa di fisica, secondo me inconsciamente non lo sa neanche, ma ha un'indagine. Senti, ma tu Savino, a livello pratico è comunque, sì, un'indagine seria su quelle che sono le leggi che governano questo universo, quindi sono leggi matematiche, sì, molto complesse, e quindi... Beh, insomma, io ho capito che tu ti occupi di fisica, ma tu lo sai che sei fisico, Savino? Mi dici, scusa? Dico, tu lo sai che sei fisico? sì, certo lo so. Io sono un fisico un po' più applicativo, quindi... Ne parleremo un po' più avanti. Quindi dicevamo che chi si occupa di fisica si occupa un po' della scienza della natura nel senso un po' più ampio. Ecco, sì, appunto, per creare questo percorso non è che è una cosa semplice, cioè nel senso che non è che ci si improvvisa soltanto osservando la natura, ma bisogna fare un percorso anche di studio, giusto? Sì, è un percorso molto impegnativo. Quindi ho fatto un liceo scientifico, mi ha dato una preparazione, sì, scientifica di base, sì, e poi questa laurea triennale, che è una laurea triennale in fisica, è comunque molto impegnativa, c'è molta matematica, fisica e chimica, informatica, si deve sudare per averla. Insomma, non è il gioco del... Non è una passeggiata. Ecco, non è il... E poi c'è gli ultimi 2 anni, non so se ora è ancora così, comunque era così fino a qualche anno fa, sì, gli ultimi 2 anni sono più specialistici, quindi uno può scegliere quello che gli va di studiare, quindi se fisica teorica o fisica specialistica o fisica della materia. Perfetto. Guarda Savino, da quello che sto ascoltando, che gli ascoltatori anche stanno ascoltando, insomma, per fare questo lavoro, ripeto, non c'è soltanto la possibilità e la volontà con l'osservazione della natura, ma bisogna studiare nel vero senso della parola. Ora, poiché prima parlavamo di tanto cervello e la cosiddetta fuga anche dei cervelli, ecco. Ora tu di che cosa ti occupi? Ok, mi sembra la fuga dei cervelli, nel mio caso più la ricerca, perché mi fuggì già. No, è sulla fuga dei cervelli. Quindi, di cosa mi occupo? Quindi il mio è un indirizzo proprio applicativo, quindi mi occupo propriamente di fotonica. Ah, fotonica! Che è lo studio dell'interazione dei laser, sì, con la materia. Mamma mia! In particolare... mi occupo di un progetto, perché ognuno ha un progetto suo nel corso della ricerca. Quindi il mio progetto è stiamo cercando di costruire un prototipo di magnetometro, che è uno strumento in grado di
misurare campi magnetici. Aspetta Savino, aspetta, ti fermo perché qui davvero le parole stanno diventando troppo particolari, fotonica, magneto, non riesco neanche a pronunciare. Non sono parolacce. Allora Savino, il tuo ruolo è quello di una ricerca, sei un ingegnere di ricerca, ecco, chiamiamolo esatto, in questo modo. Esatto, okay. È una linea di mezzo fra l'ingegnere e il fisico. Ok, e ti occupi prevalentemente dei fenomeni della luce, ecco, possiamo dirlo in esatto, questo modo. Esatto, l'interazione della luce con la materia e quindi tutte le tecnologie che ne possono seguire, però in particolare io ne sto studiando una, stiamo cercando di implementarne una. Sì. E a questo punto vogliamo riuscire a creare questo magnetometro, cioè uno strumento in grado di misurare i campi magnetici che sono ovunque attorno a noi, in particolare i campi magnetici qui del cuore e del cervello. Mamma mia! Se ne sarei felice se avesse applicazioni mediche. Beh, effettivamente. Attraverso come strumento fondamentale è il laser. Ah, ok. Quindi con questo laser riusciamo a interrogare una cella di cesio, quindi mo annulliamo. Hai detto cesio, giusto, perché altrimenti cesio, ci può... Vabbè, non so, vuoi che vada nei dettagli della tecnologia o... No, guarda, no. Già che sei arrivato al cesio, già mi basta. Mi viene voglia di andare al bar, no, stanno in tema. Noi li vogliamo alzare, gli ascolti. No, li dobbiamo alzare, allora parliamo in maniera molto semplice. Allora ti faccio una domanda davvero, ecco, di quelle banali magari che ti avranno anche fatto. Solitamente la fisica si oppone ad un'altra materia. Oddio, qual è l'altra materia? Com'è quell'altra materia? Tu non lo sai che sei fisico? All'ingegneria. Ma anche alla filosofia in sé per sé, ecco. Ah, sì. Ok. Ecco, c'è molta filosofia in fisica. Ecco, no, ci puoi dire, ecco, nel momento in cui tu ti muovi nel tuo tipo di lavoro, anche chi fa il fisico, solitamente di che cosa si deve preoccupare, oltre allo spazio, al tempo? Come detto, scusa la domanda, eh? Oltre a preoccuparsi dello spazio e del tempo, di che cosa si deve preoccupare il fisico? Oddio, non si preoccupa di niente. Si preoccupa solo di studiare, di lavorare. Vede il fenomeno e va lì. Esatto, studia. Oh. E va lì diretto, insomma. Il fisico cerca di creare modelli razionali, basati sul, come dire, leggi di causa ed effetto. Sì. Quindi è modellati da leggi matematiche. Mamma mia. Ha tenuto un brivido qui ora. Sì, queste leggi devono essere verificate sperimentalmente, non può inventarsi leggi così a... Ok, quindi si rifà sempre alle cosiddette... L'esperimento è fondamentale, in filosofia non c'è l'esperimento, in filosofia uno può dire quello che vuole. Certo, invece in fisica... Ci crede o non ci crede, invece in fisica devi essere concreto. La realtà, esatto, il modello si deve adattare alla realtà. Oh, perfetto, ci siamo arrivati, dopo la fotonica, il magnetometro e il cesio, ci siamo riusciti. Allora Savino, una cosa volevo chiederti, prima parlavi di campi magnetici, i cosiddetti cellulari, vogliamo un po' dire, ma sempre in maniera più semplice possibile, Savino, ecco, il discorso dei cellulari, quanto dobbiamo utilizzarli e quanto non dobbiamo utilizzarli? Senti, oddio, ognuno ha il suo settore qua, io non so quanti effetti negativi abbiano questi campi, non è nel mio studio, cioè, ho sentito anch'io, la mia cultura si ferma alla tua, diciamo, ho sentito anch'io che... grazie Savino! Cioè, ho sentito anch'io che, oddio, che questi campi questi tipi di ricerche sono coperte. Ok, perfetto, quindi non possiamo sapere quanto il cellulare possa far bene, possa far male, però meglio, insomma... Fidatevi del vostro intuito, uno sente quanto... L'uso continuo a un certo punto fa venire mal di testa, no? Certo, io mi fido del mio intuito, del mio corpo, cosa mi dice? Delle tue cellule fotoniche, chiamiamole così. Ok, Savino, allora, proprio perché dobbiamo completare questa strana intervista ad un fisico, ma in maniera quasi da animatore, ecco, perché è così. Allora, ma tu l'hai condiviso con i tuoi ascoltatori il tuo passato? Non lo voglio dire, non so se tu nascondi parte del tuo passato. No, io non lo nascondo mai. Lasciamo perdere. Quello che volevo chiederti, Savino, ecco, lo facciamo sempre in maniera distaccata, come se non ci conoscessimo. Un consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando, non troppo specifico, Savino, credimi, ma che può fare anche in maniera divertente per capire un fenomeno fisico. Per capire un fenomeno fisico? Sì, per farlo così anche, per capire di che cosa ti occupi tu. Ma senti, siccome è una intervista professionale che mi hai proposto, io più che altro darei un consiglio ai laureati in fisica, no? O laureati in qualsiasi laureati che vogliono andare all'estero. Sì.
magari, che ne so, alcuni laureati, sì, io ho molto rispetto di alcuni laureati che vogliono comunque rimanere in Italia. Sì. E quindi perché credono nella propria regione, nazione. Sì. Io non sono stato uno di quelli. quindi a coloro che invece vogliono andare fuori, ma sono un poco restii. Sì. Perché hanno paura dell'ignoto. Sì. Io una spinta gliela darei, nel senso, andate, perché è un salto nel vuoto, un salto nell'ignoto, però credo ne valga la pena, insomma, almeno per me è stata una buona cosa. Infatti, tu ora non ti trovi in Italia. E quindi prendete coraggio e andate, se volete andare, però se credete in questa, nell'Italia, sì, ho rispetto anche di questa cosa, però, oddio, la situazione attuale non è tanto buona. Quindi, diciamo, motiva un attimino a dire, ok. Guarda Salino, io sto capendo che tu anche hai preso l'intervista così talmente in modo professionale, anche che nei termini stai cercando di utilizzare le cose astruse, l'ignoto, motiva, eccetera, eccetera. Va bene Savino, allora Savino, io ti ringrazio per l'intervista che abbiamo effettuato, potrai poi ascoltarci sia sul canale Facebook che su YouTube, dove vuoi, sì. Io ti seguo sempre, da Glasgow, ti seguo sempre. Ma addirittura da Glasgow, no vabbè, guarda Savino, mi stai emozionando in questo modo, dobbiamo rivederci assolutamente. A te Antonella, che non ho sentito oggi. Oggi Antonella non c'è, ecco perché. Io volevo conoscere, perché c'è una voce piuttosto attraente. Furbacchione. Va bene, allora Savino, io ti ringrazio, ti auguro un bocca al lupo e un get lucky, ecco, come dicono anche i dei Daft Punk. Non ho sentito, non capisco la parola, che hai detto? Get lucky, oh, si fortuna. Get lucky, okay, il tuo inglese, non lo capisco. No, è come il tuo scozzese, insomma, penso. Va bene, Savino, ci risentiamo alla prossima, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao.